Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando di sanità e andando a Sulmona dove è stato inaugurato un nuovo ospedale, possiamo dire, anche se in realtà è solo un'ala antisismica dopo le polemiche dei mesi scorsi a seguito del depotenziamento della struttura e della chiusura del punto nascita. L'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci e il manager della ASL Aquilana Rinaldo Tordera sottolineano come per la comunità peligna quella di oggi sia una giornata speciale e di festa. Possiamo andare a vedere insieme il servizio di Ludovica Pelliccioni. Si è svolta questa mattina a Sulmona la cerimonia di consegna alla ASL del fabbricato del nuovo ospedale Annunziata, il primo totalmente antisismico della regione. È un punto di riferimento, cercheremo di farlo diventare un punto di riferimento per eventuali, ci auguriamo che non capitino mai, grandi emergenze, e quindi adesso bisogna fare un grande lavoro per far riconquistare anche la fiducia della gente a frequentare questo nostro ospedale che è molto importante nel territorio. Un ampliamento che, assicura l'assessore alla sanità Silvio Paolucci, creerà anche posti di lavoro. Oggi è una giornata di festa per Sulmona e per l'intero Abruzzo. Nell'arco di una legislatura noi posiamo la cosiddetta prima pietra e inauguriamo un ospedale nuovo, antisismico, bello, funzionale, accogliente, dalle tecnologie innovative e che ha luoghi in grado di accogliere meglio utenti, pazienti, cittadini e operatori sanitari. Credo che sia davvero un giorno di festa che deve essere accolto dall'intera comunità regionale come un momento straordinario, perché sul solco dell'inaugurazione dell'ospedale di Sulmona vogliamo procedere anche con la definizione dei nuovi investimenti che vedranno anche altre realtà realizzare al proprio interno, per l'Abruzzo, per le loro città, per i loro territori, un nuovo ospedale. Credo che sia davvero un passaggio significativo. E oggi questo ospedale che inauguriamo tra qualche mese, qualche settimana, quando si completeranno ovviamente la parte degli arredi e della sterilizzazione dei locali, vedrà all'opera per i cittadini e con gli operatori quelli che sono appunto i servizi sanitari, con finalmente anche una risposta importante sul personale, perché nel nuovo piano abbiamo messo in campo è stanziato 18 milioni di euro finalmente dopo l'uscita dal commissariamento che abbiamo fortemente voluto, anche per riempire il presidio ospedaliero di tanti operatori nuovi, giovani e freschi. E dunque queste le parole dell'assessore Silvio Paolucci, che in qualche maniera risponde indirettamente alle polemiche che ci sono state, di cui abbiamo fatto cenno in precedenza, e che ci sono anche oggi, perché durante l'inaugurazione, sia prima che dopo, c'è stato un presidio di associazioni e comitati civici che appunto protestano contro il depotenziamento dell'ospedale Peligno, che rientra nel quadro della riorganizzazione generale del sistema sanitario regionale dopo l'uscita dal commissariamento. Come detto, questa mattina con Ludovica Pelliccioni siamo andati a vedere anche la protesta, ascoltando insomma anche i cittadini che hanno qualcosa da dire rispetto all'operato della giunta regionale sul tema sanità. Allora possiamo andare a vedere insieme il servizio. L'ampliamento dell'ospedale Annunziata di Sulmona non ha convinto proprio tutti, e proprio in occasione della cerimonia di consegna alla ASL del nuovo stabile sono vari gli attivisti e le associazioni che hanno preso parte ad un sit-in di protesta contro il depotenziamento dello stesso. Oggi non è un giorno di festa, oggi è un giorno di protesta e di proposta. La protesta perché le politiche sanitarie dei tagli della regione Abruzzo hanno penalizzato fortemente questo territorio. Di proposta perché riteniamo che l'ospedale di primo livello possa dare accesso alle cure a tutti i cittadini di questo comprensorio. Non intendiamo affatto che il nostro ospedale venga declassato, non intendiamo affatto che venga eliminato il reparto delle nascite dei bambini. Cioè, vogliamo pensare a quante difficoltà si creano
abitano in questa città. Perché non potenziare questo ospedale? Ma non potenziarlo, metterne almeno una o due specializzazioni, di modo che noi non siamo costretti ad andare sempre fuori. E chiediamo quindi che venga riconosciuto come gli spetta una sanità di primo livello. Sulmona, che è stata esclusa dai presidi di primo livello abruzzesi, deve essere assolutamente reinserita per le caratteristiche del bacino di Sulmona ad alto rischio sismico, per la qualità dei viadotti e per la qualità delle infrastrutture, che sono assolutamente vulnerabili. E proseguiamo con il nostro telegiornale, adesso ci spostiamo a Chieti, dove scricchiola la giunta di Primio. La questione della vendita della farmacia comunale ha pregiudicato i rapporti in seno alla maggioranza. Il Partito Democratico intanto parla di città ferma e ribadisce la richiesta di dimissioni del primo cittadino. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Sindaco di Primio, siamo alle solite, c'è quest'aria pesante che si respira in giunta, crisi al comune di Chieti, qual è la situazione anche alla luce degli ultimi eventi? Lei qualche settimana fa ai nostri microfoni aveva parlato dell'azione di alcuni traditori e quest'azione evidentemente prosegue. Ma intanto non c'era pesante in giunta, perché in giunta per fortuna andiamo molto d'accordo e andiamo anche d'accordo sul lavoro da fare. Abbiamo un problema che è quello dei consiglieri che hanno tradito il mandato elettorale, hanno tradito la maggioranza, hanno creato un grave danno al comune che oggi deve far fronte ad un mancato introito di 1.300.000 euro, non avendo potuto procedere alla vendita della farmacia, e quindi abbiamo veramente del lavoro pesantissimo da portare avanti per evitare che i cittadini paghino soprattutto la irresponsabilità e il tradimento di questi quattro consiglieri comunali eletti con il centrodestra. Il mio atto forte è quello di non tradire i miei cittadini, i cittadini che mi hanno votato, di non lasciarli in balia di un commissariamento che porterebbe al dissesto. Io devo tentare fino alla fine di portare a casa una consigliatura che, se si concluderà nel modo corretto, avrà la possibilità di regalare alla città un futuro diverso, con le grandi opere che metteremo in cantiere e che già abbiamo avviato, con un bilancio che tenteremo di sanare il più possibile e soprattutto non consegnando a chi verrà dopo una macchina scalcinata come quella che io ho trovato. La città è immobile, lo abbiamo visto in diversi momenti, e chiediamo a questa maggioranza di fare un passo avanti, chiediamo di fare chiarezza e di consegnare alla città finalmente un governo che possa portare avanti il mandato o cessare. Qualora invece si dovesse sciogliere il Consiglio Comunale perché non ci saranno più i numeri, noi siamo pronti, abbiamo in mente un percorso non uguale a quello che c'è stato negli anni passati, ma qualcosa di fortemente innovativo, un po' come quello che raccontava Giovanni Legnini nella sua intervista oggi, un grande movimento civico fortemente rinnovato, quindi aperto alla città e a tutti coloro che vogliono dare un contributo per il lanciare la nostra Chieti. E adesso cambiamo argomento, parliamo di ricostruzione, dunque andiamo all'Aquila. La regione e il tavolo istituzionale sulla ricostruzione ha chiesto un incontro urgente al sottosegretario Crimi, perché altrimenti, dicono, sarà mobilitazione per sbloccare proprio la ricostruzione. Possiamo andare a vedere insieme il servizio di Daniela Rosone. La Regione Abruzzo fa partire una nota indirizzata al sottosegretario alla ricostruzione Vito Crimi, di recente nominato dal governo, per invitarlo al prossimo tavolo istituzionale di partenariato o, in alternativa, il tavolo sarà a disposizione per un'altra data da Crimi decisa, ma a stretto giro, e se le risposte non arriveranno sarà mobilitazione a Roma prima di Natale. I sindaci del cratere intanto convocheranno i cittadini in un giorno uguale per tutti, o sotto forma di assemblee o come consiglio comunale, per informarli sulla grave situazione che riguarda la ricostruzione aquilana. È quanto emerge dalla riunione a Palazzo Silone. Dei parlamentari erano presenti Pezzopane, Marsilio e Quagliarello. Assente il sindaco Biondi, che è a Bruxelles. Al suo posto c'era Daniele Placidi del suo gabinetto.
Da mesi attendiamo provvedimenti che non arrivano. Il sottosegretario è stato nominato con 6 mesi di ritardo. Abbiamo le scoperture delle direzioni degli uffici speciali e abbiamo appese delle questioni normative che nella legge di bilancio, purtroppo nel testo del governo, non sono state affrontate e risolte. Attualmente siamo ancora con la proroga dei 300 giorni, quindi per il mese di gennaio si dovranno dare le risposte al commissario. L'invito che io ho già fatto in altri luoghi è quello comunque sia delle aziende di prepararsi a dare risposta in assenza di un'ulteriore proroga. Ovviamente qui andiamo avanti di proroghe, da 30 giorni siamo passati a 60, a 120, poi a 180, a 300 giorni. Risposte non ne abbiamo, il dibattito all'Europa deve essere aperto, ancora non è stato fatto per gli ovvi motivi, sono problemi nazionali più grandi con l'Europa. Ormai il ritardo è troppo serio, bisogna intervenire. Ci sono diverse questioni aperte all'orizzonte, tra tutte sicuramente quella delle tasse, che riguarda circa 300 imprese e oltre 100 milioni di euro da restituire. Le vicende purtroppo si sono accumulate, sono tante e sono tutte figlie però di una considerazione, e cioè che il sisma dell'Aquila è uscito dal radar, questa è la verità, è inutile negarla, e si dà un po' quasi come un problema risolto, e invece, come è noto, non è risolto neanche per niente. Adesso andiamo avanti, ci spostiamo nell'area Vestina. Per la pagina sindacale ci sono notizie positive per i lavoratori della Roman Style di Penne, comparto produttivo del marchio Brioni. Infatti nei giorni scorsi la proposta di aumento ore per i prossimi 2 anni fatta dall'azienda ha soddisfatto le sigle sindacali. Possiamo andare a vedere insieme il servizio realizzato da Vestina News. L'ultimo incontro tra i vertici interni dell'azienda Brioni, noto marchio della moda, e le rappresentanze sindacali sembra aver portato una ventata di fiducia per il futuro dei lavoratori degli stabilimenti di Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova. Infatti l'incontro svolto in Confindustria per conoscere le strategie della holding francese Kering ha soddisfatto, con alcune riserve, le organizzazioni sindacali. L'azienda ha presentato, si legge in una nota congiunta da parte dei rappresentanti sindacali Perseo, Fictem CGL, D'Addazio, Femca CISL e Piersante Wiltec Will, un piano che prevede il passaggio nel 2019 a 34 ore per i lavoratori che adesso sono a 32 ore settimanali e un progetto per il 2020 per arrivare a 36 ore settimanali. Nella proposta anche l'aumento di ore per i part-time. Sempre tramite le rappresentanze sindacali, il gruppo Kering annuncia inoltre che la Roman Style, comparto produttivo del marchio Brioni, diventerà polo produttivo dei marchi Gucci, Bottega Veneta, McQueen, Balenciaga e Yves Saint Laurent. Al tavolo di lavoro erano presenti il direttore delle risorse umane Ivan Mazzei, il capo del personale Esposito, il direttore di Confindustria Abruzzo Luigi Di Giosaffatte, originario proprio del paese Vestino, che conosce molto bene le vicende dell'azienda, e naturalmente Fabrizio Malverdi, CEO di Brioni, che ha annunciato la produzione di 50.000 capi nell'anno 2018, che ha permesso di ripianare i molteplici debiti bancari prodotti negli anni. Con questa proposta, dunque, il futuro dell'azienda e dei lavoratori Brioni sembrerebbe più che sereno. Voltiamo pagina adesso e ci occupiamo della festa dei Vigili del Fuoco, perché oggi a Chieti, come in tutta la regione presso i comandi provinciali e non solo, ci sono state le cerimonie per la ricorrenza del Santo Patrono Santa Barbara. Per l'occasione a Chieti l'Arcivescovo Bruno Forte ha celebrato una Santa Messa alla presenza delle massime autorità civili e militari. Possiamo andare a vedere insieme il servizio. Giornata di Santa Barbara, il patrono dei Vigili del Fuoco, rappresenta anche l'occasione per fare un bilancio di quello che è stato l'ultimo anno. Comandante, Vigili del Fuoco sempre in prima linea. Quest'anno, in linea con gli anni passati, abbiamo svolto le nostre attività sia sul soccorso pubblico che sulla prevenzione incendi. E diciamo che quest'anno non c'è stata l'emergenza, calamità particolari che hanno contraddistinto questo territorio della provincia di Chieti, come il terremoto o emergenza neve che abbiamo avuto negli ultimi 2 anni, però ovviamente gli interventi sono sempre quelli che caratterizzano il soccorso tecnico urgente. L'intervento, l'ordinaria emergenza di ogni giorno contraddistingue proprio il lavoro dei Vigili del Fuoco, quindi anche se non ci sono stati calamità particolari in questo territorio, per fortuna, a differenza di quello che è successo nel resto d'Italia, purtroppo,
Però appunto l'intervento giornaliero è quello che consente a tutti i cittadini di stare tranquilli e di segnalare qualsiasi tipo di situazione di pericolo, anche presunto, e per poter appunto offrire il nostro intervento a loro sussidio. Quella di oggi è stata anche una giornata di riflessione, è stata officiata la Santa Messa dall'Arcivescovo Monsignor Bruno Forte, che ha speso delle parole importanti per il Corpo dei Vigili del Fuoco e per il Comando Provinciale di Chieti. Sì, beh, io lo ringrazio pubblicamente, perché le belle parole di Monsignor Forte quindi sono di sprone per tutto il personale, quindi sentirsi così benvoluti dalla popolazione, anche dalle istituzioni, e quindi è lo stimolo che muove l'attività di ogni vigile del fuoco. Andiamo a Teramo, perché parte proprio dal capoluogo abruzzese il primo di una serie di incontri organizzati dal Corecom Abruzzo con tutte le diocesi abruzzesi. L'obiettivo è quello di rafforzare il dialogo fra il mondo dell'informazione e quello cattolico. Possiamo andare a vedere il servizio realizzato per noi da Tania Bonici Castelli. Il Corecom Abruzzo inaugura una serie di incontri nelle diocesi abruzzesi per parlare del rapporto tra informazione e mondo cattolico. Si parte da Teramo e la Curia Vescovile apre le porte a giornalisti e operatori del settore. Partiamo da Teramo, dove c'è un nuovo vescovo da qualche mese che ha dato uno slancio di impegno non solo pastorale ma anche su tutte le tematiche che riguardano il territorio, e quindi dal mondo dei giovani all'università, al lavoro, alla ricostruzione, fino ad arrivare alla cooperazione internazionale. Quindi un approccio sistemico, innovativo, che può consentire ad un territorio di partire e di farlo anche insieme al mondo della stampa. Questo primo incontro del Corecom Abruzzo, teso a promuovere un dialogo sempre più stretto tra il mondo dell'informazione e quello cattolico, avviene nel giorno di Santa Barbara, un giorno speciale ricco di eventi di piazza dedicati al coraggio dei Vigili del Fuoco. Tutti in divisa per la benedizione in cattedrale dopo la messa celebrata dal vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi. Monsignor Leuzzi ha poi accolto i giornalisti nel salone della Curia Vescovile. Penso che la stampa abbia un ruolo importante, penso che soprattutto per i giovani il motto dipende da voi, dai messaggi che voi comunicate, dalla capacità di coinvolgimento, per cui questo incontro per me è un momento importante, anche per, non solo per far conoscere, perché credo che la Chiesa non abbia bisogno di fare propaganda, ma anche piuttosto per sollecitare tutti a utilizzare i mezzi della comunicazione per far crescere e soprattutto per aiutare le nuove generazioni ad affrontare con serenità i problemi quotidiani, perché molti giovani oggi sono molto delusi e demotivati. Io penso che il vostro ruolo sia determinante. Cambiamo argomento, adesso andiamo a Lanciano per le manifestazioni del Natale. Sarà realizzato in abete rosso d'Austria l'albero in piazza Plebiscito. Presentato in municipio il progetto a struttura piramidale alta 10 metri e illuminata da 100 fili luminosi a LED. Vediamo. I costi non sono ancora definiti, di sicuro gli sponsor come Ecolan S.P.A., Multiservizi Comunali ANCSA e Difonso S.P.A. doneranno complessivamente 4.000 euro per l'albero di Natale ecosostenibile presentato in conferenza stampa dal sindaco di Lanciano Mario Pupillo e dall'assessore alla cultura Marusca Miscia. L'iniziativa è di Donato Di Campli, procuratore sportivo e neoimprenditore, che ha coinvolto nel progetto l'azienda Trovatec con cui collabora. 4 metri di lato per la base quadrata lorda, considerando anche gli appoggi per i blocchi in calcestruzzo che dovranno garantire la stabilità dell'opera. La struttura piramidale è alta 10 metri, sarà realizzata in legno proveniente dall'Austria, abete rosso. L'albero di Natale sarà ecosostenibile, in quanto per ogni albero abbattuto ne vengono ripiantati 3. L'architetto è Carmine Mergiotti. L'idea era appunto quella di avere una forma assimilabile a un albero classico e con una vena innovativa, anche il legno utilizzato, il legno lamellare che è proveniente dall'Austria, da foreste ecosostenibili, quindi per ogni albero tagliato ne vengono impiantati 3, e perché Roberto dell'azienda Trovatec aderisce a questo consorzio di imprese.
L'idea è appunto quella di avere una piramide, il classico albero, abbiamo utilizzato un sistema di illuminazione a LED con delle luci calde per creare un'atmosfera più natalizia, più accogliente, ecco, per la piazza di Lanciano. E l'albero sarà alto circa 10 metri, ha una base 4x4, sarà appoggiato su dei blocchi in calcestruzzo e ci tengo a sottolineare che tramite anche il collega, l'ingegner Fabio Cicco d'Ortona, sono state fatte tutte le verifiche statiche di prova di ribaltamento al vento, quindi per la sicurezza della cittadinanza. I fili luminosi verranno presi a noleggio perché così ogni anno possono essere sostituiti ed integrati. Partirà da una stella di 1,40 m di diametro e partiranno questi 100 fili LED che in totale dovrebbero avere circa 6.000 punti luce, dove all'interno sono presenti anche dei piccoli flash di luce bianca per dare un po' più movimento, ecco, anche all'albero. E proseguiamo parlando di teatro all'Aquila per l'esordio della stagione del Teatro dei 99, grande successo per la commedia Uomini sull'orlo di una crisi di nervi. Vediamo il servizio. Ma che sei scemo? Ha puntato lui, ma che vuoi da me? Full di 10. Ma come full di 10? Ma chi avete aperto? Grande successo per lo spettacolo proposto dal Teatro dei 99 nel suo cartellone Uomini sull'orlo di una crisi di nervi di Rosario Galli e Alessandro Capone, con un cast davvero eccezionale: Federico Perrotta, Andrea Carli, Salvatore Mincione, Ferdinando Smaldone e Valentina Olla nei panni della splendida protagonista. La regia è di Rosario Galli. Quattro amici, Gianni, Vincenzo, Pino e Nicola, ogni lunedì si riuniscono per giocare a poker. Sono tutti sposati, ciascuno dei quattro amici ha però una storia matrimoniale differente. Vincenzo vive un lungo matrimonio e ha due figli, Gianni è sposato da poco, da 6 mesi, Pino invece è separato ed ha un figlio, mentre Nicola è sposato da 2 anni, dopo essere passato attraverso diverse convivenze. Durante la partita, però, a Pino viene un'idea, quella di telefonare ad un squillo, che scompigli così la serata dei quattro amici. Lascia un messaggio nella segreteria telefonica di Yvonne. Quando lei si presenterà, a Pino toccherà apprendere che a rispondere al suo messaggio non è stata Yvonne, ma una sua amica, decisa a far ingelosire il fidanzato, impegnato in un addio al celibato. Gianni quindi prenderà in mano la situazione e scapperà con la donna. Ma quella che puoi anche toccare, lo sai? Ah. È la prima volta che vai con una di noi. E chi ti dice che ci voglio andare? Posso dirti che sei bellissima. Grazie. Quando sei entrata non credevo ai miei occhi. E adesso esageri. E posso chiederti come mai una bella ragazza come te fa la puttana? La terza stagione teatrale del Teatro dei 99 dunque è partita così, con questa commedia cult, la più copiata e imitata, rappresentata da ben 25 anni. A grande richiesta è stata proposta però in una nuova edizione. Un film del 95, una versione televisiva per il palcoscenico di Rai 2 nel 97, per palco e retropalco nel 2009, tradotta in inglese, francese, spagnolo, greco e polacco. 137 risate, 20 applausi a scena aperta in 115 minuti di spettacolo. Ma non perdetelo, andate a teatro, regalate cultura, è fondamentale, è l'unica cosa che ci salva da Equitalia, è l'unica cosa che ci salva dalle difficoltà di tutti i giorni. E adesso apriamo la pagina dello sport e chiaramente partiamo dalla Serie B e dal Pescara. È già ripresa la settimana di lavoro in vista dell'anticipo di venerdì all'Adriatico Cornacchia contro il Carpi. Sicure le assenze di Campagnaro e di Fiorillo, il quale salterà anche la trasferta di Verona. Da verificare le condizioni di Balzano, Memusciai e Antonucci, che però dovrebbero essere a disposizione. Problema portiere anche per il Carpi, con Colombi squalificato e Serraiocco infortunato. Toccherà al terzo portiere Sambo, a meno del tesseramento di uno svincolato. Intanto Melegoni, autore del momentaneo pari a Perugia e Ciofani, analizzano ai nostri microfoni il momento personale e della squadra. Vediamo.
Sì, purtroppo è stata una partita che è andata così. Io ho sfruttato l'occasione, ho dato del mio meglio e al di là del gol sono contento della prestazione sia mia che dei miei compagni, perché tutti abbiamo dato tutto per la maglia e secondo me è la cosa più importante. Filippo Melegoni non giocava da diverse settimane e tra l'altro nelle ultime ore si era parlato di un tuo possibile, probabile ritorno a gennaio all'Atalanta. Ora questa prestazione, la prestazione di questa sera, il gol ti restituiscono fiducia in vista del futuro, e poi qual è la tua volontà? Quella di restare a Pescara fino al termine della stagione? Sì, assolutamente, penso, l'ho detto sin dall'inizio, che il Pescara è un'ottima società, appunto punta sui giovani. Ci sono state un po' di dinamiche per il quale non ho più giocato, però il mister mi ha sempre tenuto in considerazione e quando mi mette in campo io cerco di dare il meglio di me stesso. Probabilmente gestirò tutto il mio procuratore e queste voci di mercato, però io diciamo che mi concentro su dove sono ora e per la maglia con cui gioco, poi quello che verrà lo vedremo. Flessione di gioco e anche di punti, secondo te perché? Beh, più che non è la squadra di gioco, ci sta che durante l'anno ci sia un po' delle divergenze, un po' di cali, però io ho visto la squadra affiatata e grintosa come sempre. Oggi abbiamo dato tutto, purtroppo ci sono stati due episodi favorevoli a loro e questo ha portato alla vittoria, però la squadra secondo me c'è ancora. Ma durante l'arco di un campionato ci sta, di solito a inizio anno i valori delle squadre sono bene o male bilanciati, poi cominciano a uscire i valori delle squadre, le altre stanno crescendo, noi dobbiamo continuare a lavorare perché comunque la classifica ci dice che siamo in un'ottima posizione, le altre davanti non mi sembra che corrono più di tanto, anche il Palermo si è fermato con due pareggi, quindi dobbiamo stare calmi. Mi sembra, non so se sei d'accordo, la miglior prestazione da quando giochi con il Pescara? Ma siete voi che lo dovete dire, io comunque mi sentivo bene, mi alleno con continuità, il mister sa quello che posso dargli, anche io ho bisogno di continuità perché non tutti i giocatori entrano e sono subito in forma, però sono contento di quello che sto facendo, voglio crescere e voglio fare ancora meglio. Adesso andiamo in casa Teramo e dunque siamo in Serie C, il pareggio con Renate e la conferenza stampa del presidente Campitelli subito dopo la gara restituiscono un Diavolo in clamorosa difficoltà, solo un punto nei due scontri diretti interni e un ciclo di 5 gare da qui a fine anno con le squadre che lottano per i piani alti della classifica. Il punto sul momento del Teramo di Jacopo Forcella. Un punto in due scontri diretti, e questo l'amaro bilancio del Teramo nelle ultime uscite al Bonolis. Poco, troppo poco per poter stare davvero tranquilli, considerando che da qui fino a Capodanno ci saranno 5 match infernali: Vicenza, Pordenone, Vispesaro, Triestina e Ternana, con 3 trasferte e solo 2 impegni tra le mura amiche. I 15 punti in classifica non lasciano dormire sogni tranquilli, in primis ad un presidente Campitelli che sabato pomeriggio, dopo il 2-2 con il Renate, non le ha mandate certo a dire. Io li chiamo bestie, scusatemi l'espressione, per me sono tutte di quel livello lì. Bisogna riconoscere dall'altra parte che Maurizi sta cercando di rivoltare l'organico come un calzino e il 3-4-3 visto con i Lombardi è solo uno dei tanti esperimenti che il tecnico ha messo in cantiere per il futuro. Lavorare su uno o più sistemi di gioco è un imperativo, specie per una formazione che ha dimostrato di avere un problema atavico, quello del gol. E a proposito di gol, saranno gli attaccanti il piatto forte del mercato di riparazione. Ma la media punti nel frattempo si sta clamorosamente abbassando, i piani di rilancio sono andati a farsi benedire nonostante le due gare non impossibili giocate per di più in casa. Celli è stata una sorpresa positiva, e non solo per il gol, Bentola dalla parte opposta imprescindibile, Persia finché ne ha avuto ha recuperato tanti palloni. La difesa però continua a subire gol, ma non è certo solo colpa dei singoli, Caidi è ancora out e la retroguardia ha perso una delle sue certezze, e poi c'è anche la questione tattica a fare la differenza. Un reparto come quello arretrato, messo sempre sotto pressione perché davanti il gioco non si sviluppa mai, è oggettivamente più esposto alle folate avversarie. La protezione che dovrebbe passare in primo luogo dal lavoro fatto dagli attaccanti è una chimera. Né Zecca, che pure da punta centrale si è disimpegnato benino, né gli esterni, né tantomeno Piccioni o Barbuti quando è stato chiamato in causa, hanno dato la reale possibilità alla squadra di respirare e alzare il baricentro. Rimasto sempre troppo basso, ed è allora ecco che Gian Erminio e Renate, non certo due corazzate del raggruppamento, hanno potuto gestire le due fasi in tutta tranquillità. 2 gol fatti e 3 subiti in 180 minuti, ma soprattutto la sensazione, sempre più marcata,
sbarcata, che i tre successi consecutivi all'inizio dell'era Maurizi fossero più frutto del caso che di un reale cambiamento di rotta. Da Ravenna in poi il Teramo ha segnato pochissimo, si è reso pericoloso raramente e dietro ha visto qualunque avversario banchettare serenamente dopo aver lavorato ai fianchi. Una squadra che da allora in poi cala vistosamente dal punto di vista fisico. Per questo la fine del 2018 fa venire i brividi, per il valore delle avversarie sì, e perché in fondo questo diavolo non ispira né fiducia né tantomeno ottimismo, e il futuro, a quasi metà torneo, si addensa di nubi troppo fitte per non essere preoccupati. E allora proseguiamo con la pagina di sport, scendiamo ancora di categoria, andiamo in Serie D ad Avezzano. Dopo il cambio della proprietà è in corso la rivoluzione tecnica. Dopo gli addii di Menna e Alessandro sono pronti a lasciare anche Ceroni e Sbardella assieme a Dos Santos, Pellecchia e Deramo. Potrebbero invece tornare Padovani e Leto, dinamiche di mercato che hanno inciso sulla prestazione della squadra sconfitta due giorni fa ad Isernia. Lo riconosce il tecnico Federico Giampaolo, che andiamo ad ascoltare. Mister, l'Avezzano è una corazzata che in questo momento sta vivendo un momento di difficoltà, ma comunque in campo continua a far paura. La partita, devo dire che sinceramente non mi è piaciuta per l'approccio, anche se la differenza tecnica c'è stata, però non c'è stata quella voglia di fare gol, di portare a casa i tre punti. Tutto rispetto per l'Isernia che ha lottato, ha combattuto, però secondo me siamo stati disturbati dalle voci di mercato. Purtroppo nel calcio bisogna essere non professionisti ma professionali, perché è il nostro lavoro, bisogna dare sempre il massimo per la maglia che indossi. La squadra, secondo me, non vorrei azzardare, però non ha avuto quella voglia di lottare, di vincere la partita, cosa invece che nei propri limiti, però giusti, ha avuto l'Isernia che ha portato a casa i tre punti. Avezzano meglio nel primo tempo piuttosto che nel secondo? Ma c'è stato un buon palleggio come sempre, però se non hai la voglia di buttarla dentro, è stata una partita che a livello psicologico la squadra non mi è piaciuta. Mi dispiace perché questa squadra la conosco, purtroppo se non accendi bene la mente puoi perdere con tutte le partite, anche con una partita di terza categoria. È stato questo il problema, perché se avessimo avuto quella voglia la portavi a casa la partita, purtroppo non c'è stata e di conseguenza dobbiamo prendere dei provvedimenti, perché se hai questo atteggiamento qui è molto molto difficile salvarsi. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione Pro Teramo per seguire da vicino il momento non proprio semplice della squadra del patron Campitelli. È davvero tutto, grazie ancora e buon proseguimento di giornata.